A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 2,72%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 è crollato del 2,03%, scendendo fino a 10.002,7 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dell'1,22%, archiviando la giornata a 22.259,8 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,75%, tentenna Parigi, che cede lo 0,63%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di meno 0,97%. Composto ribasso per la Doria, in flessione dell'1,40% sui valori precedenti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli ordini beni durevoli, delle richieste del sussidio di disoccupazione e del PIL. Si attende dalla Spagna la diffusione delle vendite al dettaglio, previsto domani,